istante, mister della Pentagono, terza vittoria in altrettante gare disputate finora. Supremazia territoriale nella prima frazione di gioco, senza però essere concreti sotto porta, nella ripresa avete legittimato il successo. Cosa ha detto ai suoi uomini negli spogliatoi? Ma nulla, le parole sono poche. Quando al primo tempo incontri una squadra organizzata, non puoi dire altro. Devi trovare una soluzione insieme ai propri ragazzi, e l'abbiamo trovata cambiando modulo, con un modulo mai giocato prima, tra l'altro. E poi siamo usciti con quella voglia di vincere la partita, perché sapevamo che l'avversario era leggermente più debole di noi. E come ho già detto, siamo usciti alla grande, siamo usciti come da uscire, ci siamo mangiati parecchi gol, e anche purtroppo abbiamo trovato una squadra davanti debole, purtroppo. E adesso faccio un applauso ai miei ragazzi, che comunque reagire dopo uno 0-0 contro una squadra organizzata è molto difficile, ma ci siamo riusciti e abbiamo fatto vedere di nuovo che la Pentagono c'è ed è pronta a coronare quel sogno che l'anno scorso è stato tolto. In sede di calciomercato estivo, tra virgolette, il presidente non ha badato a spese, le ha messo a disposizione una rosa ancora più competitiva di quella della stagione passata. Come è intenzionato a gestire tutti gli uomini che fanno parte del suo organico? Ma è una rosa molto, molto ampia, veramente. Abbiamo giocatori che hanno voglia di far vedere chi sono, ma soprattutto sono giocatori che hanno sposato subito il nostro obiettivo, il nostro spirito di gioco. E sono felice di avere più scelta, e così da mettermi più in gioco e sfruttare il più possibile i cambi. Nella prossima giornata affronterete il Pescara 1979, rivelazione di questo campionato cadetto, perlomeno in questo avvio di stagione. Come avete intenzione di affrontare la gara e preparare la partita? Ma come facciamo ogni partita? Come ho già detto la settimana scorsa, ogni partita va presa come sorte di finale. E quindi la prendiamo con la massima serietà e vogliamo in tutti i modi riportare la quarta vittoria, perché ci serve, ci fa morale. E per questo, il Pescara 1979. Io ho detto all'inizio di campionato che per me è una grossa rivelazione tra le tutte, quindi mi aspetto veramente una bellissima partita. Grazie e complimenti. Grazie a voi.